Oggi chi fa impresa in Italia è un eroe. Gli imprenditori che ogni giorno lottano contro uno Stato così ostile meritano una medaglia d'oro, non le bastonate che arrivano tanto da Roma quanto da Bruxelles. In Italia, per colpa di uno Stato che non paga e che è il primo evasore nei confronti delle imprese, si è creata una figura che non esiste in nessun'altra parte d'Europa, la figura dell'imprenditore che fallisce per crediti, non per debiti. E come dovremmo chiamare uno Stato del genere che sta ammazzando le nostre imprese se non delinquente? Oggi un'impresa paga in media il 68,3% di tasse, una percentuale folle che rappresenta il primo vero handicap per le nostre aziende. A queste criticità tipiche dello Stato italiano, secondo l'onorevole Bizzotto, si sommano poi quelle di un'Europa che da tutti era vista come una fantastica opportunità e che invece si è via via trasformata in un cappio al collo per la nostra economia. Questa Europa ha approfittato della nostra debolezza, della mancanza di governi forti e autorevoli e ci ha rifilato una serie di fregature incredibili e probabilmente letali per la nostra economia. È ora di dire basta a questa religione del rigore e dell'austerità che ci sta portando nel baratro. C'è bisogno di crescita, di politiche di sviluppo, non di rigore e tasse. Solo con la crescita si possono creare nuovi posti di lavoro. Solo con una politica di sviluppo di sostegno alle imprese possiamo far ripartire la nostra economia. È arrivato quindi il momento di andare in Europa e battere i pugni sul tavolo per dire che è finita la stagione del rigore obbligatorio. E soprattutto per dire all'Europa che noi vogliamo indietro i nostri soldi.